Ehi, ciurma, io sono Mattia Tessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Sono andato a documentarmi dopo lo scorso episodio su questo combattimento qua e alla fine ho scoperto che sia Leofric che l'altro suo compare con lo scudo hanno il 100% block chance, per cui se non gli si toglie lo scudo in qualche modo non è possibile far loro danno. Ed è quello in cui eravamo incappati nello scorso episodio. Effettivamente, non eravamo mai ci eravamo mai trovati in questa situazione in cui era indispensabile avere qualcuno che togliesse lo scudo. E io avevo sbagliato perché non avevo né Gunnar né qualcun altro che potesse fare quel tipo di azione. Per cui era assolutamente invincibile quel combattimento. Sono ritornato indietro, ho cambiato parti, al posto che prendere la guerriera con la spada, ho preso la tizia robusta, non mi ricordo come si chiama, quella che facciamo cucinare di solito. E, tra l'altro, aspettate che vi faccio vedere che adesso ho modificato OBS in modo da poter switchare al volo tra scene diverse quando ci sono dei dialoghi o l'accampamento. Quindi ho switchato tra la guerriera e questa tizia qua, quest'altra guerriera qua, e è andata strabene, nel senso che non ho avuto nessuna penalità, li ho tirati giù tutti, e appunto sia per Leofric che per l'altro è stato indispensabile avere lei, e infatti l'ho tenuta in vita con con Roskva, perché una volta che erano senza scudo era fattibilissimo tirarli giù, insomma, avevano parecchia vita, però senza scudo, insomma. Il più era fatto. Inoltre mi è stato detto nel canale Discord che incontreremo parecchi con una block chance molto alta, tipo di 80%, per cui è meglio tenersi sempre qualcuno con Asha. E non so se Mazzetes può prendere anche l'abilità quella di togliere lo scudo, ma potrebbe essere un'utile aggiunta in caso. E la terza guerriera, magari, al posto che tenerla come Adleifr, si potrebbe pensare di metterla con Asha, adesso vedremo. Comunque, adesso sono tornato indietro facendo save scumming e come potete vedere abbiamo vinto. È stato educativo. Sono davvero impressionato, Vikinghi. Nessuno in questo regno può battermi in battaglia. Anche noi teoricamente abbiamo save scammate. Saresti un pari per i guerrieri più forti che io abbia incontrato. Prende la lancia dalla staccionata e te la presenta. Come promesso, l'Ikstav è vostra. Risponderei prima. Grazie per il commentamento. Eravate degli avversari davvero tosti. Le vostre parole ci onorano, Vikingo. Ora, se mi perdoni, devo lasciarvi. Mi aspettano i miei doveri. Ok, ottimo. Sempre tre. A Champions League si chiama la missione. Ci dà sempre tre skill points, ma in questo giro abbiamo guadagnato l'Ikstav, che è una buona lancia, potrebbe servire a Nefia, assolutamente. Assolutamente. Perché fa più danno. È sempre Spear. E ha più possibilità di critico. Più danno verso le bestie. Ok. Ha molta più durabilità, tra l'altro. Per cui andiamo così, sostituiamo. Non abbiamo nessun altro con la lancia, vero? Lei è spada e Sever ha un coltellino. Questa, come si chiama? Aedis, vero? Aedis. Nulla, tra l'altro, stavo pensando che c'è un altro suggerimento che mi è andato, è stato quello di combattere con il fuoco, perché anche il fuoco può aggirare, cioè dà dei danni costanti indipendentemente se hai lo scudo o meno. La torcia può infiammare oggetti, la trappola intrappola, ok,
Allora, questo fa la pozione di fuoco. Crea un fuoco. Ok, è come la torcia, la lanterna su Conquistador. Questo dà più forza. Questo spegne il fuoco. Rallenta e avvelena. Questo può illuminare e infuocare. Ok. Ci sono anche delle curine one shot. Dovremmo equipaggiare qualcosa di questa roba qua perché potrebbe effettivamente servire. No, vediamo un attimo. Craftable combat items, che sono questi qua. Che altro? Cos'è questo? No, questo è quello che rallenta ma cura. Ok, allora io darei a Gunnar un... Rallenta ma cura e una torcia, dai. A me una torcia e un un'acqua. Allora squaderei torcia e E questa, visto che non può curarsi da sola. Sveina, normalmente non ce l'abbiamo. Nefia, darei una torcia e l'acqua, facciamo. Ad Sleifr darei invece la pozione di fuoco e... E quella del veleno, dai, ci può stare. E invece Ketil, la curina ci può stare, tanto lui non deve muoversi neanche troppo. E più forza, ma lui non va su forza. Lui va su perception. Vabbè, diamogli una torcia. Per illuminare. Vabbè, dai, ci sta. Ok. Detto questo, che missione abbiamo? Allora, abbiamo questa che notavo prima di chiedere se ci possono far accedere con la nave in città prossimamente. Da chi dobbiamo andare, però? Dobbiamo andarcene. Ah no, dobbiamo andare in un'area noi ignota, qua sotto. Vabbè, già che ci siamo andiamo a esplorare. No. È di là, ma non di qua. Come si accede a quell'area? Non lo so. No. Non di qua. Sarà una strada a un certo punto, forse di qua. Deve passare prima il ponte e poi scendere giù, probabilmente. Il fatto di non conoscere la città non ci viene a nostro vantaggio. Infatti credo che andrò a farmi una bella esplorazione appena possibile. Off camera per non farvi perdere troppo tempo. Dov'è? Ah, ok, di qua. Devo andare di qua. Ok, quello cerca di venderci roba. Qua c'è un altro viaggio rapido, ma noi... Ok, Edgar. Ah, qua c'è il porto. Sì. C'è una croce nel dubbio. Ops.
Allora, ma non posso parlarci? Ah sì, ok. Allora, c'è un monaco pieno di pergamene. Wes'al, siete qui per vedere me? Chiedo il permesso per poter attraccare la mia nave al vostro porto. Lui squadra gli occhi sulla nostra armatura, sul nostro equipaggiamento e deglutisce forte. E di che nave stiamo parlando? 3. It's a cargo ship. The name is Trekkie. Ok, effettivamente portiamo del cargo in quello. Ah, ok, abbiamo mentito. Sì, di sicuro lo è, effettivamente. La tassa è 15 pence al mese per una nave come quella. Devo chiedervi almeno un pagamento per metà anno alla volta. Considerando la vostra situazione unica, dovrei mettere un po' di tasse aggiuntive a quello perché boh, sono collaterali. Sì, quindi in totale verrebbe un cioè 150 pence. Direi andrei con Diplomacy 3, non credo che abbia un. No, è per la skill, non è un. Non dovrebbe essere un roll. Penso che entrambi sappiamo che questo prezzo non è ragionevole. Suppongo. Pretendiamo per un momento che io fossi un uomo nobile che viene dal sud. Quanto mi chiederesti? Probabilmente 100 pence. 2000 valuable? Cavolo, ce l'abbiamo 2000 valuable? Devo pensarci. Sì, ce li abbiamo. Vogliamo spendere 2000 valuable per poter entrare con la nave? Ci risparmia un sacco di tempo. Ma sì, dai. D'accordo, penso sia ragionevole la tassa normale. Tra l'altro dovevo fare questo. No, questo. Il monaco scorre le sue pergamene fino a che non trova quello che sta cercando. Poi raggiunge una piuma, una penna sul tavolo vicino. La tinge nell'inchiostro e fa un po' di segni su una lista. La nave da guerra Drecchi potrà attraccare la città a qualsiasi tempo per un periodo di 6 mesi da oggi. Ok, quindi adesso possiamo. La prosperità è aumentata perché possiamo attraccare qua. Ottima cosa. Ok. Adesso non abbiamo più niente. Allora, abbiamo da incontrare l'altro che però non ha tutta questa intenzione di andare a incontrare. Vedrei di fare più che altro qualche, magari, missioncina qua nei dintorni. Vediamo se negli ultimi minuti che ci restano troviamo qualcosa che ci può interessare. Allora, Drakey. What? Cioè, è già qua? Oh, una bestia! Una bestia! Per favore, dovete aiutarmi! Calma, ti spiega. Verrà per me dopo. Un grande cane nero con gli occhi co come fuoco dell'inferno. Tutti quelli che guardano moriranno.
Là, oltre il ponte, passeggia con la vittima precedente. No, no, non mi prenderà, no, non mi prenderà. Ma io non vedo niente qua, di che parla? Ah, qua. Le troppe ferite sono davvero selvagge. Proviamo. Perception. Senti delle catene che sono trascinate al suolo. Osserviamo il corpo. Segni di denti e di artigli. Sembra un attacco di un cane, anche se uno non particolarmente piacevole. Vediamo quindi se qualcuno è dintorno e tiene dei cani. Esamina l'area. Trovi delle tracce nel terreno di zampe grosse e dei segni di lunghi artigli. Ok. Dice di guardare in qua. Ah, c'è attivato una missione a caso, non ho capito. Oh, lei ha un cane grosso. Guardatevi, minaccianti stranieri. Venite ad assaltare la casa di una povera vecchia? Vi avviso, il mio cane è molto più cattivo di quello che sembra. Lasci andare in giro il tuo cane di notte? No, il mio caro non ha ucciso quel povero uomo nel vicolo. È per questo che siete qui? Sono contenta che non avete visto la creatura che lo ha fatto. Un uomo è venuto da me e ha detto di aver visto una grande bestia. E allora i suoi giorni sono al termine, mi dispiace. Non c'è molto che si possa fare. Un momento fa il mio carino è diventato matto dalla paura. Ha abbaiato le mura come se ci fosse il diavolo in persona. Tieniti le mie parole, uomo del nord. Un'altra vittima sta all'interno delle mura. Barghest. Entra nella nostra città di volta in volta, lo fa. È un grande cane nero con degli occhi da belva. La morte lo segue dove passa. Fai attenzione a quando senti il suono delle catene. Ah no, lei ha due cani, per quello che diceva Darlings. Dimmi di più. Quando appare, tutti i cani lo seguono, ululando e abbaiando. Se passa davanti a casa tua è la fine. Discorso superstizioso. Cosa ne pensi? Cosa ne sai tu del soprannaturale? Ma sappi, non può attraversare l'acqua. Se cerca di inseguirti, no, può cercare un modo di trovarti, ma gli vorrà più tempo. Gli ci vorrà più tempo.
Grazie per il vostro tempo, signore. Allora, dice che devo cercare per un'altra vittima. Ed è di qua l'altra vittima? Aia. Troviamo il volto. Una maschera di sangue. Ah, è l'uomo che era venuto a chiederci aiuto prima. Povero bastardo. Penso che avesse ragione. La bestia lo ha preso. Ora il corpo. Con la pancia in giù. La sua schiena e le sue braccia sono ridotte a brandelli. Ci sono ferite intorno alle anche e alle parti inferiori delle gambe. Ha cercato di difendersi, poi è scappato. È caduto ed è stato sbranato. C'è panico intorno, ma ci sono delle tracce di sangue che vanno verso il muro vicino al fiume. Guarda, è scappato. Le tracce sembrano fresche, non può essere successo troppo tempo. Da troppo tempo. Ma detto questo, direi che possiamo concludere qua l'episodio che è durato già abbastanza. Ah, confrontalo, quindi dobbiamo proprio attaccare. Io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se perché non l'avete già fatto, lasciare un commento qua sotto e in compenso vi auguro una serenissima giornata. Ciao a tutti!